amici di Cantina del Cerro e bentrovati. Oggi stiamo pigiamo quest'uva qua che arriva dalla Sicilia, uva di Nero d'Avola, e qua possiamo vedere il procedimento in cui l'uva viene schiacciata e diventa il mosto e si prepara quindi alla prima fase di fermentazione. Allora, dentro qua possiamo vedere come la vite senza fine manda i grappoli verso i due cilindri che schiacciano il chicco. Qua troviamo delle pale e una sorta di filtro il cui scopo è spingere man mano fuori il raspo. Raspo che non vogliamo nel nostro mosto perché altrimenti tende a lasciare brutti sapori nel vino. Benissimo. Vediamo come inizia già a raccogliersi un po' di succo. Allora, questo è succo d'uva, quindi non ha ancora iniziato la fermentazione, e dentro c'è per la maggior parte dello zucchero. Come possiamo vedere, ha già una prima parte di colore, perché soprattutto per questa tipologia di vino le bucce rilasciano molto in fretta il colore, e quindi qua possiamo vedere appunto una colorazione leggermente rossa. Un'altra cosa molto importante che adesso andremo a fare è quello che si chiama il grado zuccherino, che non è altro, appena il mio assistente arriva, che è un modo per capire quanto zucchero, quanta percentuale di zucchero, in questo particolare caso è fruttosio, è presente all'interno dell'uva. Per farlo usiamo un refrattometro, che è uno strumento che misura in pratica di quanto si discosta la luce, il percorso della luce. Questo è legato alla percentuale appunto di zucchero presente nella nostra uva. In questo caso è 21. È 21, quindi vuol dire che su 100 grammi di liquido abbiamo dentro 21 grammi di zucchero. Perché è molto importante? Perché la fermentazione alcolica consuma lo zucchero per far diventare alcol, quindi la percentuale di zucchero all'interno del nostro mosto è strettamente legata al grado che avremo, al grado finale che avrà il nostro vino. Però una delle cose più importanti da fare è anche, ovviamente, come sempre, è andare direttamente a provare il nostro mosto. Di mostri artigianali con il mestolo. Riusciamo a sentire che è bello dolce, che comunque non presenta nessuna alterazione. Facciamo assaggiare anche ai collaboratori. Bene, noi adesso continuiamo con la nostra pigiatura e ci vediamo a breve, quando vi faremo vedere come torchiamo. Ciao e alla prossima!